In questo bellissimo articolo comparso nell'agosto 2015 sulla rivista Miglio Verde, Giovanni Birindelli, che è uno studioso libertario e un economista di scuola austriaca, spiega benissimo la differenza tra crescita strutturale e ripresa ciclica. Birindelli spiega in particolare che la crescita strutturale si può verificare soltanto in assenza di una organizzazione criminale. Questa organizzazione criminale è lo Stato oppure un'autorità monetaria, come può essere la BCE per esempio, che attraverso mezzi coercitivi produca un'espansione artificiale del credito, cioè l'inflazione monetaria. Questa organizzazione criminale, crimine organizzato, come lo chiama Birindelli, con l'uso della forza sostituisce il denaro. Diciamo che sia l'oro, il denaro che c'era prima, con un pezzo di carta, il denaro fiat. Proibisce con la violenza alle persone l'uso del denaro l'oro e impone invece il denaro fiat. Inflaziona questo denaro fiat, ne aumenta continuamente la quantità mediante espansione artificiale del credito. Così facendo, lo Stato o l'autorità monetaria, le banche centrali in particolare, produce il ciclo economico, genera questi cicli di boom and bust, cioè di bolle e crisi ricorrenti. E Birindelli analizza nel dettaglio il processo e le varie fasi attraverso le quali in lungo periodo, appunto, l'espansione artificiale del credito e la fissazione arbitraria dei tassi di interesse del denaro producono decrescita. Infine, nelle conclusioni, Birindelli spiega che la stragrande maggioranza delle persone, e soprattutto i professori universitari di economia, i ministri dell'economia, cioè gli economisti, non conoscono la scienza economica, cioè non conoscono l'economia di scuola austriaca. E quasi sempre chiedono un aumento dell'espansione artificiale del credito, anziché dell'abolizione del denaro fiat corso forzoso e del ritorno al denaro non inflazionabile e alle libertà monetarie.